Hola, io sono il vostro capitano Max Berrofronzo, benvenuti in un nuovo episodio dell'Alta. È il 23 febbraio e come potete vedere il gatto sul tubo ha consentito fornirmi qualche foto di sé per lo sfondo dell'episodio di oggi. Senza ulteriore indugio andiamo a presentare le cose belle, brutte, i morti, sì. Allora, nel 303 d.C. l'imperatore romano Diocleziano comincia praticamente la sua politica di persecuzione dei cristiani, razziando la chiesa di Nicomedia. E nel 1455 c'è Johannes Gutenberg che stampa la sua prima Bibbia. E a San Antonio, in Texas, nel 1836 inizia la battaglia di Alamo. Nel 1892 Rudolf Diesel ottiene il brevetto per il motore diesel. Nel 1954 i bambini ricevono la loro prima vaccinazione contro la polio nel mondo. Nel 97 viene mostrata per la prima volta in versione non censurata il film di Schindler's List. E infine, dato che non ci sono nati famosi interessanti, c'è solamente un morto famoso, un anniversario di morte famoso. Nel 1855 muore Carl Friedrich Gauss, un matematico tedesco considerato uno dei più grandi della storia. E niente, io ringrazio il signor Gatto sul tubo per la sua collaborazione attiva, passiva e profumata all'interno di questo episodio dell'Alta. Sarà felice di sapere che ho usato e abusato della sua immagine ben più di quella di Moro. Come al solito, siate prolifici nei commenti e suggeritemi magari qualche altra persona, possibilmente della Game Division, insomma, che mi è più semplice parlarci. E magari fatemi pensare cosa ne pensate, fatemi sapere cosa ne pensate. Nell'area della descrizione ci sono tutti quanti i link. E basta, noi ci vediamo domani per un altro episodio dell'Alta. Considerato che non ho altro rimasto da dire, dal vostro capitano Max Berrofronzo. Adios a todos.